Buon anno 2019 a tutti voi e buone notizie. Con la nostra 11ª puntata il sottoscritto Marco Barbagelato, in qualità di stimolatore alla buona notizia, vi introduce in quella che sarà una trasmissione molto speciale. Infatti, sorretto dai nostri tecnici Elia Poggio e Jacopo Morgon e accompagnato dal giornalista Maurizio Iappini, ci muoveremo su due binari differenti, quello dell'attualità e quello del ricordo. La prima parte naturalmente sarà dedicata all'argomento principe di questi ultimi mesi, il fatto che ha messo sotto i riflettori locali, nazionali ed europei la città di Novi, naturalmente la chiusura dello stabilimento della Pernigotti, della quale tanto ha parlato la nostra radio e la nostra web TV sui social, ma nella quale stiamo frugando anche noi di buone notizie, appunto nella speranza e nell'attesa che si possa vedere uno scenario diverso, capace di confezionare la vera buona notizia per Novi e lavoratori della Pernigotti. Ma partiamo come sempre dalla nostra sigla. Hai delle buone notizie? Certo, che oggi è una bellissima giornata dopo la pioggia di ieri e poi sei venuto a trovarmi te. Meglio di così. Buone notizie tutti i mercoledì alle 19:15 su Radio PNR. Io sono Marco Barbagelata, non il conduttore, ma lo stimolatore alla buona notizia. Buone notizie! Ciao Maurizio, benvenuto. Ciao Marco e benvenuti a tutti i nostri ascoltatori. A breve ti coinvolgeremo nella nostra trasmissione, ma andiamo con ordine perché in queste settimane di riposo, di buone notizie, sono avvenuti fatti molto importanti che riguardano la Pernigotti, per cui riavvolgo un attimo il nastro per ricordare che a Natale l'evento è stata la messa celebrata dal nostro Vescovo proprio nel cortile della Pernigotti, evento dai mille significati importanti che vanno dalla vicinanza della Chiesa nei momenti che contano della comunità, alla risposta alla proprietà della fabbrica che aveva negato la messa nello stabilimento che si teneva tutti gli anni, fino alla funzione di attrazione dei media e della gente verso un problema che necessita di una soluzione temporanea, come la raccolta fondi a favore dei lavoratori coordinata dalla diocesi, o possibilmente definitiva come la presenza del nostro Don Paolo Padrini ha dimostrato nel ricercare partecipando ad ogni passaggio delle trattative. Trattative che hanno visto scendere in campo anche il ministro Di Maio, che lo scorso sabato ha visitato i lavoratori e lunedì ha aperto le sale del governo per informare sugli sviluppi avviati con l'advisor, dove purtroppo sono giunte al massimo delle speranze e delle azioni collaterali, ma dove la soluzione effettiva sembra quasi allontanarsi. Tu, Maurizio, che lettura dai a quello che è successo? È una lettura interlocutoria, come dicevi tu, di questi ultimi giorni. L'impressione è che le vacanze di Natale non abbiano portato buone notizie, ma semplicemente abbiano rinviato il problema. Hanno fatto le vacanze anche loro. Anche loro, esatto. Lo aveva annunciato Di Maio, credo, quando è venuto a Novi sabato, dicendo che se l'advisor chiederà più tempo, noi glielo concederemo. Era quasi un modo per mettere le mani avanti e anticipare quello che è stata poi la soluzione prospettata al Ministero. Sì. Abbiamo trovato anche un po' il sindaco che secondo me era un po' amareggiato, si aspettava forse qualche segnale più concreto, diciamo. Sì, anche perché qui non vanno a braccetto i tempi della politica, i tempi delle persone e i tempi dell'economia e del commercio, e quindi diventa difficile poi riuscire ad accontentare tutti. Gli unici che non sono contenti sono gli operai, credo. Bravissimo. E beh, in questo contesto la presenza di Di Maio a Novi ha dato differenti sensazioni che abbiamo registrato tra i dipendenti e tra la gente. Sentiamo le impressioni, poi gli ascoltatori magari si faranno anche loro la loro opinione. Sentiamo però quello che ci ha raccontato, ad esempio, uno degli operai che è sempre stato in prima linea, Frescucci. La voce dei dipendenti, siamo con Piero Frescucci, il nostro ministro è appena uscito, mi sembra che le dichiarazioni siano sicuramente favorevoli. La vostra impressione? Ma sì, anch'io ho avuto l'impressione che fosse sinceramente convinto di quello che diceva. Ha parlato di questa legge che vorrebbe fare, che la chiamerebbe addirittura legge Pernigotti, anche se è ovvio aiuterà più chi sarà in difficoltà dopo di noi, però ha manifestato chiara la sua intenzione di dare valore a questa legge dopo aver salvato la nostra situazione.
Ovvio, ci dobbiamo confrontare con una proprietà che finora è stata sorda a ogni tentativo di trattativa. Vedremo se questo impegno che il governo ha detto che metterà in campo servirà a smuovere le acque. Ci sono state anche delle manifestazioni di interesse da parte di, che noi sappiamo, della Sperlari, di un fondo indiano, quindi speriamo che sia tutto un insieme di cose che possa portare un lieto fine alla nostra vicenda. Tutta questa cassa di risonanza, abbiamo visto la presenza di tutta la stampa nazionale, non solo, e potrà magari favorire qualche... Ma noi ce l'auguriamo. Quando abbiamo iniziato questo percorso non avremmo mai immaginato che a 2 mesi dalla notizia di questa cessazione di attività da parte dei fratelli Toxos si riuscisse a tenere in piedi quest'onda mediatica. Siamo stati bravi noi, sono stati bravi i nostri segretari che ci hanno appoggiato, è stata brava soprattutto la città di Novi, la stampa locale in primis che ci ha sempre appoggiato, il sindaco, tutti quanti, e speriamo che tutto ciò sia servito. Noi ce l'abbiamo messa tutta, voi anche per la vostra parte, quindi sarà, se riusciremo sarà merito di tutti quanti, ecco, non solo nostro ma di un'intera città. Sì, oggi la macchina organizzativa sicuramente ha avuto delle grosse difficoltà, perché sono quegli eventi che non si è abituati a gestire, però abbiamo visto che in fondo alla fine siamo riusciti tutti, c'erano tutti quelli della stampa che non sono potuti entrare dentro e di questo si sono un po' lamentati. Il problema è che la stanza è piccola, quindi non c'era fisicamente posto, è la nostra mensa, diciamo, quella che serve a noi per fare la refezione quando si lavora, quindi è stata solo una questione di spazi, non di mancanza di volontà da parte nostra. Sì. Tutto qui, non si poteva fare altrimenti. Diversamente. Ecco. Va bene, vi ringraziamo e speriamo che inizi un buon anno. Grazie, grazie di nuovo per tutto l'appoggio. Radio Pieve. E io ero presente lì. Effettivamente c'è stato un problema perché sono entrati. Sì, io non ero presente, però immagino che di fronte a questi eventi mediatici poi alla fine, perché di questo si è trattato di un evento mediatico, alla fine qualcuno sia anche scontento. Il gesto di un ministro del lavoro che comunque va in una fabbrica occupata è un gesto importante secondo me, che va anche sottolineato. Poi i contenuti del discorso di Di Maio sono stati tutti declinati al futuro, come i verbi che ha usato, ma non poteva fare credo altrimenti, è diverso, anche perché, torno a ripeterti, mi sembra che qui il pallino della partita sia in mano alla proprietà, non si tratta di una chiusura della fabbrica per crisi aziendale, ma molto più fortemente chiusura di una fabbrica per una scelta di politica aziendale, quindi è una cosa che forse esula anche dalla politica stessa. Entriamo nel diritto del commercio, entriamo nel diritto del privato di fare ciò che vuole di una fabbrica. Certo, parlare così della Pernigotti so che fa male, però bisogna anche ogni tanto dire le cose come sono. In fondo qui c'è una proprietà che ha deciso di chiudere la fabbrica. Cercare di salvarla è l'obiettivo di tutti, speriamo di riuscirci, non sarà semplice ovviamente. No, no, poi soprattutto dopo la visita che hanno fatto anche giù a Roma, dove naturalmente non è che sei venuto a sabato lì, a lunedì vai di là, non è che possa trovarsi chissà quale cambiamento di versione delle cose, però hanno recuperato questo mese di trattativa, certo. Che potrebbe essere utile effettivamente. Poi è chiaro che è vero che in questo caso la politica può forse poco, però è anche vero che quella che gli inglesi chiamano moral suasion, cioè la persuasione, l'opera di convincimento che è parte della politica, è un ruolo importante. È chiaro che quando ti senti tu, imprenditore di qualsiasi nazione, chiamare dal primo ministro di uno Stato, che è comunque uno dei primi 20 al mondo per forza economica, forse un attimo di ripensamento rispetto alle tue politiche aziendali puoi anche averlo uscendone a testa alta in fondo. Sì, io ti dico... perché poi naturale queste sono
sentiremo adesso fra poco anche un'altra intervista, comunque sono le sensazioni di persone all'interno o all'esterno sempre del sistema. Poi ho approfondito magari con tecnici veri di quel settore lì, che hanno conosciuto quell'azienda, quella fabbrica, e purtroppo è vetusta, e per cui bisognerebbe reinvestire tanto, esatto, in quella fabbrica. Chi dovesse fare un passo in quella direzione non ha solo il problema di acquistare l'azienda, eventualmente il marchio, quello che comunque è già impegnativo, ha proprio la necessità di rifondarla. Sì, è il problema di fondo, perché il sogno di molti sarebbe che questo gruppo di lavoratori riuscisse, con finanziamenti statali, con supporto del territorio, eccetera, a ricostruire, non dico una Pernigotti 2, non si può, ma un qualcosa da questa esperienza che rimanga sul territorio, semmai non dovesse riuscire a raggiungere l'obiettivo di mantenere la produzione a Novi. Sarà difficile, però non sarà neanche una cosa così impossibile, però si riparte tutto da zero. Stiamo per tornare in onda radiofonica. Io non mi sento più. Io sì. Tu ti senti? No. Jingle e poi entri. Tua radio. Buone notizie! Maurizio, abbiamo sentito appunto cosa ci ha detto l'operaio, il dipendente della Pernigotti. Adesso ti voglio far sentire invece, perché è naturale, lì c'era una presenza notevole della stampa, e oggi come oggi non possiamo non considerare i social. E c'era un personaggio che ormai sui social locale ha il suo perché, che è l'Antonella Gallo, che certo, ci ha dato la sua versione, della sua sensazione di quella giornata. Lei l'ha vissuta più come effetto proprio mediatico della presenza del primo ministro, ma contemporaneamente ci ha svelato un po' le sue tendenze politiche, secondo me. Ah, ecco. Quindi scopriamo una cosa in questo caso. Ascoltiamola. Bene, siamo qui con Antonella Gallo di Novi Web. È una giornata speciale perché è arrivato il nostro vice premier. Esatto. Un'emozione, una grande emozione. Non ho mai negato di essere legata ai 5 Stelle. Come sai, non ho mai fatto un uso politicamente sul gruppo. Sono stata sempre corretta, coerente, obiettiva con quello che è il mio lavoro, diciamo, qui in città. Sono felicissima, ma la cosa principale, quella che noi dobbiamo scordare tutti, è l'obiettivo di questa giornata, ed è veramente una soluzione ai problemi di tutti i dipendenti per i voti e per me. I ragazzi dell'Iperdì non vedono lo stipendio da oltre 5 mesi. Gli operai della Pernigotti cominciano ad avere problemi, anche un serio problema, non riuscire a pagare le bollette e la fine del mese non lo stanno vedendo. Quindi Luigi deve cercare veramente di arrivare a un compromesso e non fare solo parole ma fatti, perché noi ci aspettiamo fatti, e basta sfilate veramente di buonismo inutile che non serve a nulla per i nostri concittadini. Comunque la sua venuta è stata una bella cassa di risonanza, perché abbiamo visto la stampa nazionale non solo presente al gran completo. Esatto, vanno molti personaggi politici della nostra provincia, vanno Giorgio Bertola, presidente della regione, Tiziana Beghin, Dadone, poi tutti i rappresentanti cittadini, logicamente da Fabrizio Gallo, avevamo l'architetto Gianluigi Scaglia, poi logicamente Mulier, Felice Broda, i sindaci dei paesi limitrofi, avevamo Domenico Milosciu, il sindaco di Pozzolo Formigaro, poi avevamo Ludovici, il sindaco di Basaluzzo, non ricordo il nome del sindaco, perdonatemi di Arquata, e credo anche il sindaco di Borghetto. E anche di Pozzolo, sì. Sì, 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 l'ho detto, Domenico Milosciu, sindaco. Perfetto, bellissimo. Bene, ci auguriamo veramente che a fine giornata si possa avere
veramente delle risposte, più che altro loro hanno bisogno di risposte di sicurezza, per domani, come tutti del resto. Un abbraccio a tutti. Grazie. Grazie a te. Bene, abbiamo sentito anche l'Antonella e... Fatti e non parole, esatto, ha detto, sì, al di là del colore politico, delle bravo, idee bravissimo, tutto, però fatti e non parole. Credo che bisogna lasciare però un po' di tempo anche alla politica di poter agire. Sì, perché non è così semplice da realizzare, per cui sicuramente ci vorranno i tempi dovuti. Devo dire che, come hai visto dalle immagini, per chi ci ascolta in radio, si vedeva il sottoscritto con tanto di sciarpa, berretta eccetera, quindi eravamo alla diaccio lì fuori al freddo, per cui quando poi hanno lasciato fuori i giornalisti, una delle motivazioni era proprio freddo, che faceva freddo. Ma devo dire che noi anche in quell'occasione Radio PNR è stata eccezionale, perché avevamo addirittura due dirette dall'interno, perché avevamo un nostro infiltrato che si è permesso di seguire l'evento meglio di tutti, e tutta la stampa locale che era lì fuori. Io cosa ho fatto? Ho preso il mio telefonino, gli ho fatto vedere, venite che così sentite cosa stanno dicendo senza dover essere dentro, e questo ha salvato veramente i servizi di tante realtà che erano lì, che avevano la scadenza breve, per cui loro dovevano sapere prima che fosse uscito il ministro per dire che cosa si erano detti, e è servito tantissimo, quindi mi sento salvatore della categoria. Hai dato una buona notizia a loro in questo caso. Esatto, perfetto. Allora, da cioccolato che purtroppo ci fa fare delle, così, delle fatiche. Marco, però una cosa faccela dire: domenica c'è una buona notizia a Novi. Certo. Perché si corre per la Pernigotti, si corre per l'Iperdì, con una iniziativa di solidarietà nata spontaneamente dalla buona volontà di poche persone che si sono ritrovate attorno al tavolo, hanno portato l'idea all'amministrazione comunale, e in meno di 48 ore era già allestita una corsa di solidarietà, dove l'iscrizione minima è di 5 euro, viene tutto devoluto al fondo di solidarietà gestito dalla diocesi di Tortona per i lavoratori Pernigotti e Iperdì, ed è una corsa podistica dove ovviamente non conta vincere, conta esserci, quindi dobbiamo esserci tutti, dobbiamo iscriverci e farlo. Che non conti correre, sono sicuro, perché mi ci sono iscritto anche io, quindi va bene, perfetto. Io devo ancora farlo, lo farò andando all'Atletica Novese. No, io punti... mi sono iscritto con tutta la Proloco ha già la sua pettorina pronta per andare, quindi anche il nostro Jacopo Morgon, che fa parte della Proloco, ce lo portiamo a correre. E vabbè, mi hai bruciato la chiusura, ma va bene. Lo ripetiamo male non dopo, fa. No, perché poi magari lo dimenticavamo, va bene. Stavo dicendo, parlavamo di cioccolato che ci fa penare, però da un'altra parte c'è invece un cioccolato che ci fa sognare, perché sempre nei primi giorni di gennaio è stata presentata a Novi, anche se si sapeva ormai da tempo, quindi è un argomento che ci riporta nel 2018, visto che è stato stabilito nel 2018, e il Giro d'Italia con la sponsorizzazione della Novi, giusto? E uno degli sponsor è la Novi, ci sono finanziamenti della regione, ci sono autofinanziamenti da parte del comune con la partecipazione a bandi particolari. Ce n'è uno molto interessante che riguarderà l'argomento cinema e sport, quindi prepariamoci a una serie di pellicole dedicate allo sport che presumo ci saranno in quel periodo pubblicate a Novi. Quindi questa sarà un'ennesima cassa di risonanza che porterà la città di Novi sicuramente in vista nazionale e quant'altro. E nella presentazione la dimostrazione si è già avuta, perché ci sono delle pubblicazioni che riguardano la motivazione, che te la faccio dire a te, di perché arriva la... Arriva il Giro d'Italia Novi per due motivi: è il centenario della nascita di Fausto Coppi, che è nato a Castellania, non lo devo dire io, e soprattutto è anche il centenario della prima vittoria al Giro d'Italia di Costante Girardengo, che è stato per i novesi il primo campionissimo, Coppi è stato il secondo, perché poi non hanno più coniato di questa espressione. Campionissimi, la cosa è stata presentata infatti al Museo dei Campionissimi, giustamente. A casa loro. Esatto, a casa loro. E sono venuti tanti amici, tra cui giornalisti illustri come il direttore di Rai Sport, Claudio Gregori. A me ha colpito
quello che ha detto il responsabile dell'ufficio stampa di RCS, che è l'organizzatore del Giro d'Italia. Ha detto: il Giro non si dimentica di chi l'ha fatto diventare un grande. Ecco, credo che a Coppi e Girardengo il Giro d'Italia sia un debitore, e credo che questa tappa sia il modo anche per render loro un omaggio che non è solo commerciale ed economico, ma è anche un omaggio pionieristico. E ha anche risvegliato l'animo dei novesi. Assolutamente. Perché tanto è vero che ci eravamo presenti anch'io e te, è stata esposta questa targa, giusto? Una storia bellissima, perché Coppi faceva il garzonetto, una volta si diceva, in una che era una salumeria, macelleria, non l'ho mai capito bene, di un tale Domenico Merlano. Esatto. La società ciclistica storica di Novi, nata nel 1946, la Pietro Fossati, è andata a recuperare gli eredi di questo Domenico Merlano, che non sapevano neanche più loro di questa vicenda, o meglio, era rimasto nei ricordi di famiglia, e si è deciso di apporre una lapide commemorativa in via Paolo da Novi, proprio nel cuore della città, per ricordare gli anni di Coppi Garzonetto, insomma, di quando Coppi partiva, andava a fare le consegne, perché non sono una cosa moderna le consegne a domicilio, sono una cosa che all'epoca funzionavano molto, e portava nelle ville dei signori novesi salumi e affettati piuttosto che carne, e si cronometrava per cercare di fare più in fretta possibile e battere ogni volta il suo tempo migliore. Forse era già lì un sintomo di cosa voleva fare da grande. Quindi, in tutti questi stimoli che sono nati, intanto diciamo anche che ci sarà anche il Giro d'Italia in rosa, sempre sul territorio, parte da Cassano. Ci sarà il Giro d'Italia in rosa, che forse ha fatto l'omaggio più bello, perché parte da Cassano, dove è sepolto Costante Girardengo, e arriva a Castellania, dove c'è la casa di Coppi e c'è forse tutto il mito dei due campionissimi. È una cronometro abbastanza tosta, ci sarà a luglio. Fammi ricordare che a Novi ad aprile, a metà aprile, e questa è una buona notizia, torna la Gran Fondo Dolci Terre di Novi, per una volta allestita da un club locale, il progetto ciclismo di Massimo Subrero, e sarà un evento che cercherà di coinvolgere anche qui la città, perché il ciclismo non è solo sport, ma può anche diventare turismo. Pensa, Marco, cosa sono 1000-1200 persone per la città, magari mentre i mariti corrono in bicicletta per 4-5 ore, le mogli possono farsi un bellissimo giro per il centro. Mi stai stimolando, ma mi stanno anche mostrando le forbici qui vicino, per cui facciamo una pausa musicale, dopodiché ci colleghiamo a questo che hai appena detto. Radio Pieve. Perfetto. Okay. Senti bene ora, Maurizio? Adesso sì. Perfetto. Prima sentivo il vuoto proprio. Magari c'è stato un piccolo contatto nel cavo. Quando poi rientriamo, ci colleghiamo ancora alle altre società ciclistiche che erano presenti in quell'occasione. Cinghiali. Ai Cinghiali. E alla Overall. La squadra di Subaru Overall. Sì. E all'evento di sabato pomeriggio dei Cinghiali. Assolutamente. Facciamo un po' di mountain bike. Che si svolgono, fanno allenamenti anche nel castello. E poi tu hai introdotto un discorso importante, che è quello del turismo. Mi ci collego in questa occasione, a Proloco, perché è una delle motivazioni principali del ruolo della Proloco e del rapporto che abbiamo con i Cinghiali, perché... E portano in giro... Sì, perché loro possono portare in giro gli appassionati di questo. Eh sì. Ma cos'è sta storia che mi scrivi a tradimento? Sei preoccupato. Sei già preoccupato, eh? Allora ci siamo, non lo so se vuoi venire, però ci siamo già. Io, Claudia, Alba, Valeria e come si chiama? Stefano, Filippo. Lo farò, cosa ti devo dire? Me lo stai chiedendo anche in diretta, quindi. Okay. Dovremmo riuscire ad avere tranquillamente due interventi. Bene. Quindi siamo a metà, sette e mezzo adesso. E al polmone, perché ancora un minuto, tranquillamente. Parliamo anche di perché ogni tanto ci sparisce? Perché ce l'ho solo sulla... Perché se tu... Prova a girarti il jack.
No, no, mettitele prima addosso, bene. Senti entrambi. Non c'è. Okay. O sono sordo da un orecchio? No, no, magari ti fa solo un po' di contatto qua. Io adesso non ho niente, ad esempio. C'è la barra del volume che adesso sì, adesso no. Ora ci sei. Ok. Senti ora? No, lo sento, ma di qua. Magari è solo... Prova a toccare il jack lì. Perché praticamente se voi tirate giù le cuffie, a volte non... Sì. Cioè sì, va via il segnale. Sì, 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 sì. Ok. Se poi si allargano... Adesso li sento. Di qua, da sì, questa parte di qua. Ti collego con la pallavolo poi. Pensiamo. Dopo te le cambio. Ok, 9 secondi, pronto? Arriva il jingle. La tua radio. Bene, abbiamo sfruttato questa pausa musicale per mettere a posto un po' di cose tecniche, che avevamo dei problemi, e torniamo a parlare appunto della nostra Novi con Maurizio Iappini, il nostro giornalista a carico di La Stampa. E io collaboro con La Stampa, il Novese, che è un settimanale della zona, oltre che Novi Online, che è un quotidiano online. Vedi, poi se non siamo democratici noi, portiamo la concorrenza, ce la portiamo in casa, va bene, ma che concorrenza, veramente non ha valore. Niente, quello che ti volevo dire, proprio perché tu hai aperto una finestra che è quella del turismo legata al ciclismo, e parliamo quindi intanto in quella presentazione della tappa del Giro d'Italia erano presenti, se non sbaglio, le tre nostre società di ciclisti. Certamente, e tra l'altro tutte società che fanno ciclismo giovanile. Una che fa una scuola di ciclismo su strada, che è la Pietro Fossati, una che fa molto dinamica ed è anche uno specchio dei tempi, che è l'MTB Cinghiali, che fa mountain bike, perché adesso va molto, per la quale le colline novesi si prestano anche a questa tipologia di attività, e un'altra che invece è l'Overall, che è il progetto ciclismo che fa gare a livello under 23 ed elite dilettantistiche, quindi di un certo livello, perché è l'anticamera del ciclismo professionista. Lo fa da più di 30 anni e lo fa con ottimi risultati. Quest'anno sulla maglia avranno, che sarà bianca-azzurra, non è un caso perché il centenario di Coppi è anche per loro un motivo di ricordo, avrà anche un baffo rosa per ricordare appunto il passaggio del Giro nella nostra città. Però fammi parlare un attimo dei Cinghiali, perché credo che sia un fenomeno importante dal punto di vista sociale e sportivo. Condivido. Perché in pochi anni un gruppo di amici, perché questo è stato, hanno creato una scuola che credo che superi i 100 allievi. Sì, te l'assicuro, perché io in qualità di, chiamiamo, di gestore del parco, come presidente della Proloco, loro hanno come sede lì, per cui li vedo spesso, sono veramente tanti. Dinamici. Sì, esatto, da piccolini piccolini a grandi grandi, come il patron, che è Gigi Fiorone. Grossi, anche, oltre ad essere grandi. Però al di là delle battute, assolvono una funzione importantissima. Pensa solo cosa significa educazione stradale, solo spiegare a questi ragazzi piccolini e anche un po' più grandicelli cosa significa rispettare le regole della strada. Pensa cosa vuol dire la mountain bike, vivere nella natura, immergersi nei boschi per non averne paura. Infatti anche la loro funzione, e noi in qualità appunto di gestori del parco ti posso dire che qui mi stanno cambiando qualche cosa, e niente, è quella, anche quella proprio legata al patrimonio che c'è, perché loro arrivano. Allora, tu prima parlavi della gara storica che raccoglie tanti appassionati di ciclismo, ma ci sono quelli che lo fanno
fanno non proprio da un punto di vista agonistico, che cosa eccetera, lo fanno semplicemente per fare un giro in mezzo al verde, in mezzo alla natura, a contatto col territorio in modo differente, e arrivano magari dall'altra parte del mondo, arrivano qua, vanno negli alberghi, nei bed and breakfast del nostro territorio, e cosa fanno? Cercano qualcheduno, una guida che gli permetta di fare questo attraverso i percorsi, sentieri e quant'altro. E chi meglio di Gigi Fioroni e la sua banda è capace di accompagnarli? Non so se ce ne sono altri. Ma guarda, è una tendenza del turismo. Ho parlato in settimana con la direttrice di Alexa, la Rita Brugnone, e mi raccontava che una tendenza è proprio il turismo, soprattutto dal nord Europa, di persone che vengono, posano la macchina, affittano la bicicletta, tra virgolette noleggiano una guida e passeggiano o per le strade di Coppi e Girardengo o per le colline del Gavio e del Tortonese, piuttosto che sui sentieri in mountain bike. È un po' una forma moderna di turismo. Cercano anche molto i bed and breakfast o case vacanze. Mi si dice che è una tendenza del turismo del futuro, quindi sarà interessante anche scommettere su questo sport inteso come veicolo di promozione del territorio. Guarda, sempre collegandoci alla Proloco, che tra l'altro colgo l'occasione per invitare tutti sabato prossimo alle 10.30 alla biblioteca di Novi, perché ci sarà la conferenza stampa di fine mandato e contemporaneamente la premiazione di un'altra operazione che è stata fatta molto lodevole secondo me, che è Novi per Genova, che è stata quella che verranno premiate le scuole del territorio con dei biglietti per andare a Genova, perché dopo la questione del Ponte Morandi si vuole creare nuova attenzione nei confronti del capoluogo ligure, per cui noi abbiamo cercato di dare una mano attraverso questo. Poi Novi non solo per il secondo nome che porta, è sempre legata a Genova. Bravissimo. Quindi ci sentiamo un po' liguri, no? Per certi aspetti, quando sbottiamo diciamo basta, andiamo in Liguria perché qui ci maltrattano. Perfetto, hai ragione. E un'ultima cosa, appunto, nel parco ne fanno parecchie attività sportiva, cioè noi abbiamo in previsioni con Cronos, con altre società, ma anche di altro genere, una marea di attività che si svolgeranno lì, a partire appunto dai cinghiali, ma poi c'è chi fa Nordic Wall, che è un'altra attività che fa un turismo particolare, che muove di nuovo masse di gente, per cui diciamo che questo collegamento alla città di Novi cioè, se ci facciamo un ragionamento tutti insieme, abbiamo detto i campionissimi, il Giro d'Italia, il mondo del cioccolato e il patrimonio naturale e storico che hanno, e artistico. Abbiamo dei posti meravigliosi. Bravissimo. Marco, cioè, possiamo solamente seguire quel percorso lì per cercare di stimolare una nuova fonte anche di reddito nei confronti del certamente territorio. Certamente abbiamo dei parchi, delle aree, delle vallate che sono ancora incontaminate. Penso alla Val Borbera, penso alla Val Lemme, penso alla Val Curone, ad esempio, visto che siamo qui a Tortona. Ci sono posti meravigliosi. Immaginati cosa vorrebbe dire per queste valli riuscire magari una volta al mese a creare un evento di portata, non dico nazionale ma regionale, a livello anche sportivo. Cosa vorrebbe dire a livello di portare persone su questo territorio e farlo conoscere? E insieme a questo, naturalmente, quando cresce un territorio cresce anche il suo sport. E prima noi parlavamo di cioccolato, abbiamo parlato della Novi, abbiamo parlato della Pernigotti, la Pernigotti è stata legata ed è tuttora Stefano Pernigotti molto legato al calcio. Stefano Pernigotti è un galantuomo di altri tempi, di fronte al quale non ci si può fare nient'altro che inchinarsi e porgere il cappello, metaforicamente. Per lo sport e per Novi ha fatto tantissimo, e il suo nome, per me che la seguo da sempre, è legato alla Novese e alla sua storia. Sì, noi avevamo avuto un incontro con Monica Canepa della Novese e ci aveva parlato proprio di questo rapporto molto stretto che è legato sia al memorial dedicato ai figli di Pernigotti, ma anche proprio, dice, proprio nella loro indole c'è stato sempre introdotto un motivo per cui Stefano Pernigotti ha un ruolo determinante. Decisamente, per me la Novese è anche Stefano Pernigotti. E la Novese nel 2018
ha, diciamo, cancellato un po' di anni bui, giusto? La Novese, intanto diciamo che è rinata, nel senso che il nome Novese era stato fermo per qualche tempo. Ha vinto un campionato, hanno scelto i dirigenti con coerenza e coraggio di partire dalla terza categoria e a maggio hanno festeggiato la promozione in seconda. Stanno facendo un percorso importante. Un altro anno ci sarà il centenario della nascita della gloriosa Novese. Tecnicamente questa non può definirsi come l'erede della Novese da un punto di vista, passami l'espressione, giuridica, però comunque moralmente si sente questa dirigenza l'erede di quella gloriosa società che poco meno di 100 anni fa vinse uno scudetto. La Novese è nata il 31 marzo del 1919 e che quindi tra poco festeggerà. C'è un programma. L'altro anno, quest'anno. Quest'anno, hai ragione tu, quest'anno. Siamo con la testa ancora mentalmente al 2018. Quando scriviamo le date mettiamo ancora 2018. No, so che ci sarà un fitto programma che non è stato ancora diffuso di festeggiamenti che coinvolgerà tutta la città, perché anche quello è un evento importante. E tra i soci della Novese, non tra i fondatori, ma fra i soci della Novese c'era anche un signore che si chiamava Costante di Gerardengo e che quando gli hanno detto guarda vogliamo costruire uno stadio e ci faremo dentro un velodromo, li aveva anche sconsigliati giustamente dicendo bisogna fare uno stadio per il calcio e uno stadio per il ciclismo, sono cose diverse, tenetele separate. Però già che bisogna fare, che cosa succede? Che in quest'anno potrebbe arrivare intanto quasi, ormai, ormai certamente il campo in sintetico per la Novese. Che, se ne parla dal 2003, però siamo proprio agli sgoccioli, credo che entro fine mese si inaugurerà. Benissimo, quindi c'è quello. Ma non solo quello, perché nelle previsioni di quest'anno ci dovrebbe essere l'inizio dei lavori anche per il facimento della cupola del palazzetto. Finalmente mi viene da dire, certo. Perché il palazzetto, anzi fammelo chiamare con come lo scrivo sempre, Pala Barba Gelata, che non è in onore tuo ma di tuo papà, e quindi sindaco, prima o poi intitoliamo al mitico Gilberto questo palasport, perché era la sua casa ed è la casa della pallavolo di Novi e quindi secondo me se lo meriterebbe, ecco. Ecco, e nel palazzetto Pala Barba Gelata che cosa succede? Succede che c'è stato un nome sempre nel mondo cioccolato, vedi come alla fine le cose tornano. Siamo un paese di cioccolatari. Esatto, che sotto il nome della Mangini per 20 anni, 30 anni, non so quanto, ma credo dall'84, sì, vado a memoria. Penso anch'io. E niente, la pallavolo ha raggiunto i suoi massimi livelli, si è consolidata, si è radicalizzata, è una delle scuole principali del Piemonte per quanto riguarda questo sport, però l'anno scorso si è allontanato come sponsor la Mangini, ha continuato l'attività, le due società sia maschile che femminile e hanno ottenuto degli ottimi risultati. Assolutamente, tutte e due, sia la squadra maschile che la squadra femminile, che si sono riunite paradossalmente quest'anno, ma ne parliamo, hanno disputato dei campionati eccezionali arrivando entrambe ai playoff. La Novi Pallavolo maschile arrivando fino alle fasi nazionali di Serie B, la squadra femminile invece ha i playoff per accedere alla Serie B e non ci è riuscita dalla Serie C, comunque ha fatto un percorso importante. Marco, fammi ricordare quel giorno di maggio quando al Barba Gelata appunto c'erano almeno 700 persone, ma perché di più non ce ne stavano, e mi sono emozionato perché quel giorno alla fine della partita persa per 3-2 al termine di una battaglia sportiva, vedere 700 persone che gridavano il nome della nostra città, applaudite anche dagli avversari, mi ha dato un brivido e un'emozione importante. Con questa immagine interrompiamo un attimo e lasciamo spazio alla musica. Radio Piena. Mi ha fatto impressione quel giorno, perché ce ne erano davvero tanti. Se tu pensi che mio padre è riuscito a farcene stare, allora 1244... partita tra Legia Varsavia e CSKA di Mosca. Sai che ho le foto? Te le faccio avere. Ho le foto. Era una cosa impressionante, era un muro. Cioè, eravamo a un metro dal campo. E non sapevano come battere.
e mi raccontavano che tra Leghi e Varsavia e CSKA c'era una rivalità così forte, perché erano gli anni di Solidarnosc, certo, quindi un po' di attrito tra Varsavia e Mosca. Mi raccontavano che credo abbia vinto il Leghia. No, ha vinto il CSKA, ecco. 3-2, l'ultimo set mi sembra 15-9, 15-10. L'allenatore polacco ha catechizzato a fine partita, proprio come se avesse perso una finale di Coppa del Mondo, i suoi giocatori, perché era una sconfitta disonorevole. Quindi... Sì, e io, dato che ho portato io i referti negli spogliatoi, ti posso dire che l'allenatore del CSKA ha catechizzato i suoi giocatori perché avevano vinto troppo male, ecco, contro gli avversari. Altri tempi. Veramente. Però era la tua pallavolo quella. Sì, quella era la mia pallavolo. Era veramente un altro mondo. Tra l'altro c'erano di fronte il miglior giocatore del mondo e il miglior giocatore delle Olimpiadi. Sì. C'erano Vojtovic e Savin. Caspita che no. Sì. E qui in zona c'era un certo Martino che stava iniziando a uscire. Era, come dire, era un giocatore, forse il primo palleggiatore. Tutto bene? Bene. Ciao, buonasera. Ciao. Sì. Forse un primo palleggiatore alto nella storia della pallavolo italiana. Era stata una rivoluzione, un'intuizione. Non ricordo chi l'avesse scoperto. E lui era stato scoperto, allora era iniziato nell'Alessandria e poi è andato ad Asti. Lui, che era Asti, faceva la 1 allora. E quando c'era questo torneo da organizzare, che noi ci eravamo dati disponibili come sede, che era un torneo veramente di altissimo livello, naturalmente tutte le altre sedi avevano una squadra di Serie A all'interno, certo, quindi loro cercavano di mettere a calendario nella propria sede la propria squadra certo, contro le altre. Io sono andato a mio padre e mi dice: ma quale partita prendiamo? Quando io ho visto Leghia Varsavia, hai detto prendiamo quella. Poi a Novi. Sono arrivati da tutte le parti. Infatti non siamo riusciti a farcene stare di più. Alcuni lo guardavano dai vetri fuori. Cioè, caspita, 1244 persone, richiamamente al palazzetto di Novi. Forse c'erano le tribune anche di là, una cosa impressionante. Sì. Perché se ce ne stanno 500, siamo già larghi di solito. Sì. Oggi non potresti farlo, allora no, oggi c'era un po' più di libertà sotto quello sport. No, assolutamente. Però quello non avrebbe dovuto essere il palasport di Novi. Avrebbe dovuto essere la palestra polifunzionale. Poi il progetto c'era un palazzetto che poi in realtà non è mai stato costruito, ma un po' come lo stadio. Sì. Che è nato quello che oggi sono le tribune, una volta erano le tribune popolari. Poi abbiamo detto saliamo di categoria negli anni 60 e facciamo le tribune vere e proprie. Peccato che, come l'hanno detto, la Novesa è retrocessa per 2 anni di fila, quindi hanno evitato di andare avanti, insomma. Però c'era lungimiranza, perché se pensi anche alla piscina scoperta, l'Olimpionica, che oggi doveva costruire, c'è da mettersi, avere i sudori freddi. All'epoca, negli anni 60, l'hanno costruita, quando... 30 secondi, scusate, 30 secondi iniziamo. Iniziamo e fate un intervento più corto, se no non ci stiamo con i tempi. Okay. Sì, sì. 5 minuti direi, non di più. E saluta la fine a questo punto. Certo. Almeno fai il tuo compenso. Sono prolisso. No, è per voi. Ma lui è stato messo qui solo per fare questo, eh? Sì, per rompere. È stato messo per continuare a dire... certo. 96.4 Allora, Maurizio, eravamo rimasti alla pallavolo, appunto, che ci ha dato queste soddisfazioni nel 2018, ma ce n'è stata una soddisfazione poi da un punto di vista personale anche importante, che è stato che uno dei miei compagni di squadra e anche sponsor, che era appunto Mangini, Diego, ha avuto un ruolo molto importante nel 2018. È diventato presidente del comitato organizzatore per il Piemonte, per Torino in particolare, dei mondiali di pallavolo 2018 che a Torino hanno avuto la loro finale. Anche questo è un riconoscimento in fondo, non tanto alla carriera sportiva quanto alle capacità manageriale della persona. Certo. Sì. E vabbè, passiamo ad altro. Abbiamo detto, allora costruiscono il campo, il palazzetto, ma parlano anche della pista di atletica. Giusto? Assolutamente, era nei programmi. Credo che la vedremo
a venire, questa è l'ultima fase del progetto. Il palazzetto siamo nella fase esecutiva, la pista credo che siano stati reperiti i fondi, perché non si parla di nocciolini, di bruscoletti, ma di qualcosa di un po' più sostanzioso. E però è anche un riconoscimento di un'altra società storica, che è l'Atletica Novese, che ha dei numeri di frequentatori enorme. Io vedo il passaggio di gente che va lì allo stadio. Perché lo sport è comunque una funzione sociale, sia che si faccia per i piccoli, sia che si faccia per gli adulti. È un modo per stare insieme, un modo per fare squadra, per insegnare ai piccoli a capire cosa vuol dire competere senza essere scorretti, ed è un modo anche per i grandi per tornare a fare quello che non si riusciva a fare. In fondo tutti siamo stati sportivi, poi abbiamo messo le nostre tute, le nostre scarpe, le nostre magliette nei cassetti, poi dopo i 30 anni siamo tornati a farlo a livello amatoriale. Io so che tu sei uno di questi che gli piace correre, e effettivamente lì nell'Atletica Novese io ho visto veramente un numero immenso di persone. Persone, sì, anche di età notevole, di tutte le età. C'è anche un fattore importante, io lo chiamo l'effetto Straneo. Valeria Straneo, che è una campionessa di Alessandria, che fino a 10 anni fa correva, dico, con noi, nel senso che si iscriveva, poi non la vedevamo più perché andava già più forte di tutti all'epoca, che è diventata quello che è diventata, e questo stimola tanti a dire: lei ce l'ha fatta, posso anche divertirmi io senza pensare di diventare un campione. Allora, oltre all'atletica abbiamo detto, ecco, un altro intervento che è stato fatto, questo è già stato fatto, sulla pista di pattinaggio. Il patinodromo. Dove ci sono realtà importanti sia di pattinaggio con la Lucky Star, sia di hockey inline, che è una disciplina che in provincia è una mini capitale, perché c'è Monleale e c'è Novi. Novi quest'anno non farà più un campionato di Serie B e di hockey inline, ma ha puntato tanto sui giovani e ne sta crescendo molti di qualità. E questo è un bello omaggio per una società che ha tanta passione e tanto volontariato. A Novi però c'è anche la Forza di Virtù, che quest'anno ha chiuso un ciclo, anche se rimane in A2, tante sue campionesse hanno appeso il body al chiodo e hanno finito la carriera. Questo non vuol dire che la società sia finita, ma ha continuato a ricostruire il suo futuro, perché nella Forza e Virtù, come in tutta la ginnastica, Novi è un'eccezione. È l'unica società sportiva che è stata per anni a livelli competitivi nazionali con ragazze cresciute nel territorio. Un bel esempio per tutti. Sì, ma proprio parlando di Forza e Virtù, quanti anni ha Forza e Virtù? Io penso che... La Forza e Virtù è nata nel 1892, quindi è la seconda società storica novese. La prima è la società novese di tiro a segno, nata nel 1876, se non vado errato, spero che patron Silvano non si arrabbi se ricordo male la data, e che è lì in via Gavi a Novi Ligure da quando è stata fondata, ed è un'eccellenza con centinaia di soci, con una struttura che è uguale a quella utilizzata in Brasile per le Olimpiadi di Rio, quindi all'avanguardia. E difatti in quella struttura arrivano tutte le nazionali italiane per fare stage di formazione. Magari lo sappiamo dopo, perché chiedono un po' di riservatezza, un po' di privacy, però tanti campioni che poi li vediamo alle Olimpiadi, magari trionfanti, sono passati a sparare nei nostri tiri a segno. Ed è la prima società. La seconda è la Forza e Virtù, da lì sono nate un po' tutte, perché la Novese è nata da un accosto della Forza e Virtù e quant'altro. Questo è semplice da spiegare. Il tiro a segno, perché con l'Unità d'Italia il tiro a segno era diventato l'attività post-militaristica degli ufficiali, dei sottufficiali dell'esercito. La Forza e Virtù, perché la ginnastica è sempre stata lo sport per eccellenza, assieme allo scherma. E quindi se le signorine facevano ginnastica assieme agli uomini, perché la ginnastica è sempre stata una forza maschile, lo scherma era prettamente maschile, appunto, sì. E si praticava come anche questo nei circoli degli ufficiali o comunque nelle realtà militari. E oltre questo, noi abbiamo avuto la fortuna di riuscire a rintracciare Luigi Guido, per il mitico Luigi che credo sia istruttore della nazionale italiana di judo, ed è stato anche olimpico a Sydney nel 2000, arrivando al 5º posto, se non ricordo male. E quindi anche lui ha una carriera eccezionale nel judo. Lui è nato a Novi, poi si era trasferito a Ginnic Valenza, ma anche lì il judo di Novi ha sempre formato dei ragazzi a livello sociale e sportivo, lasciando poi agli altri la parte agonistica. È una scelta quasi di filosofia di vita
di chi da oltre 50 anni fa queste attività che, ripeto, dà soddisfazione, e anche lì ci sono tantissimi bambini che lo praticano. Fammi ricordare anche il badminton, perché siamo già, se non ricordo male, al settimo anno di Serie A, settimo anno consecutivo di massima serie, e anche lì tanti ragazzi che si sono affacciati all'inizio perché c'era il professore Remotti che nelle medie insegnava la passione per questa disciplina, ma poi, come tutte le cose, basta solo accompagnare una pallina perché diventi poi una palla di neve fino a diventare una valanga sportiva che ci auguriamo continui per i prossimi anni. Sì, quando tu mi parli di questi personaggi, a me vengono in mente quelli della mia epoca. Ad esempio, nel tennis c'era Pasquini una volta, ecco, che rappresentava questo. Oggi il movimento tennistico è legato naturalmente al circolo Ilva, dove ci sono i campi adatti, e anche lì diciamo che il movimento sta andando avanti. Certamente, anche perché poi il circolo Ilva è una realtà particolare, nel centro della città è di un complesso sportivo meraviglioso per strutture, per strumenti, c'è un campo in sintetico da più di 10 anni, e quindi questo ha permesso a tante società sportive di allenarsi e far allenare i loro ragazzi. Non parliamo dei campi da tennis. Io lì ho scoperto in provincia per la prima volta la terra sintetica, e quindi questo, questo fondo particolare rosso, ma che poi era appunto sintetico e non di terra naturale di argilla. Sì, anche se quello ormai è considerato il mondo del calcetto, di tutti quelli che non vengono a correre come te, che non sanno cosa fare come me, che vanno lì e rincorrono una palla. Dai 18 ai 90 anni credo che ci passino tutti, più o meno. È vero, è vero. Per cui, al di là del campo sintetico che stanno costruendo, abbiamo anche quelli che ci sono appunto al circolo Ilva. Il sintetico, tra l'altro, servirà non solo alla Novese, servirà a Tiger Novi e Real Novi G3, che sono due realtà sportive importanti della città per la parte maschile, che svolgono anche loro una funzione importante sul proprio settore giovanile. Servirà la Novese femminile, non ne abbiamo parlato, ma queste ragazze sono prime in Serie C nel loro girone A e hanno fatto una fila di 7 vittorie consecutive. Servirà anche a rugby, perché abbiamo una squadra che si chiama Novi Rugby, che si allenava a Pasturane e a Francavilla, e che forse finalmente con il campo in sintetico riuscirà a fare proseliti anche a Novi con la loro casacca bianco e verde, che è stata anche per la tua generazione un po' un mito. Sì, sul campo della Collinetta, che oggi non c'è più, era il campo più vecchio di Novi. Marco, l'abbiamo cancellato senza lasciarci una targa. Bisognerebbe un po' recuperare la nostra storia. Sono d'accordo, anche perché era veramente un campo da battaglia quello. Va bene, io ti ringrazio tanto, ringraziamo tutti insieme Maurizio Iapini. No, ringrazio io voi di questa cavalcata nella nostra storia. Ci ha portato veramente con dati, notizie e sicuramente una presenza che dimostra in che modo lui svolga il suo lavoro di giornalista, che approfondisce veramente tutti gli argomenti fino ai particolari storici e non storici. Questo mi ha fatto piacere, per cui lo inviterò sicuramente altre volte, perché io invece sono uno smemorato. Felice di tornare. Benissimo, e con questo naturalmente vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo per la prossima puntata di Buone Notizie, ma vi diciamo anche che andate pure sulla nostra pagina di Radio PNR, dove potrete trovare registrata questa puntata e le precedenti. Mandateci se avete argomenti, pensieri e quant'altro, ci stanno arrivando, per cui continuate a mandare, perché noi sicuramente, se sono buone notizie, le vogliamo con noi. Marco, 5 secondi, domenica andiamo a correre però. Sì, domenica andiamo a correre. Tutti quanti e tutti i novesi, certamente, tutti andiamo a correre con la Pernigotti. Sabato andiamo ad ascoltare cosa dice la Proloco in biblioteca, e finivo dicendo che anche sul sito si possa trovare la registrazione invece della trasmissione radiofonica. Vi ringrazio, a presto, il vostro induttore alle buone notizie, Marco Barbagelata.